Ben ritrovati da questa splendida terrazza del Bar Vittorio di Marina di Camerota. Vi presentiamo ufficialmente l'edizione 2017 del Meeting del Mare, ventunesima edizione. Tante le novità a partire dalla location dinanzi a noi, ecco, stanno già preparando il palco ed è questa una delle prime novità perché il meeting torna ecco, alla prima piazza che l'ha ospitato ben 21 anni fa. Poi sappiamo tutti i grandi ospiti di questa edizione, Henri De Luca, la novità, ecco, l'artista sicuramente più atteso. Poi, l'anima rock Fabrizio Moro e la contaminazione con eh, Bombino. Tante le novità, dicevamo, perché dopo 21 anni è nata anche ufficialmente la fondazione Meeting del Mare. Io però ecco, non anticipo nulla, perché come sempre ad ospitarci il padrone di casa, Don Gianni Citro, l'anima, ecco, oltre che direttore del eh, Meeting del Mare. Io ho anticipato solo qualche novità. La formula resta sempre la stessa Don Gianni. Ecco, aspettando i grandi artisti ci saranno i gruppi emergenti che non saranno... Da da meno ecco a riempire questo grande contenitore che è il meeting del mare ho anticipato qualche novità però ecco ventunesima edizione la vogliamo iniziare all'insegna ma innanzitutto ti devo contraddire: io non sono l'anima, sono il corpo del Meeting del Mare perché l'anima sono loro, l'anima eh, sono i musicisti, i giovani artisti, i protagonisti, i membri della, della neonata fondazione Meeting del Mare. Eh, non sarebbe possibile questo evento e non riuscirebbe ad avere un'anima giovane se l'anima fossi io, perché io non sono più giovane, sono ormai sto diventando un uomo anziano e quindi, insomma, se l'anima del meeting è piena di giovinezza, di energia giovane, di vitalità giovane e insomma il posto dell'anima eh, deve spettare di diritto ai giovani protagonisti dell'evento. Però noi siamo il corpo, quindi siamo la manovalanza perché siamo, eh, siamo quelli che insomma, rispondono ad uno spirito che ogni anno si rigenera. Eh, qui vicino a me ci sono delle persone giovanissime, ad esempio Gianluca D'Andrea, è una eh, new entry che dopo aver fatto un po' di gavetta dietro al palco del meeting adesso entra a pieno titolo nell'organizzazione dell'evento. La ventunesima edizione. Tu dicevi succede qualcosa di nuovo che è il recupero di una cosa invece un po', un po' di prima un po' vecchia tu la ricordi perché tu Carmela sei stata sempre presente a tutte le edizioni sin dalla prima edizione del meeting del mare però eh, questa non è la prima piazza è la seconda piazza eh, ecco perché il Meeting del Mare nelle prime tre edizioni addirittura si è tenuto in uno spazio ancora più piccolo, sempre sul porto di Camerota. Poi chiaramente come tutte le famiglie quando aumentano, eh, e il Meeting del Mare è una famiglia che è aumentata a dismisura nel corso degli anni, perché eravamo pochi all'inizio. Eh, ma subito siamo diventati in tanti, eh, una famiglia prolifera, una famiglia che è cresciuta tantissimo, quindi abbiamo avuto bisogno di spazi più importanti quest'anno per una serie di ragioni legate soprattutto a fatti logistici. Del, del territorio di Camerota, del porto, dell'area portuale di Camerota, siamo tornati nella seconda piazza che è diventata molto bella, un po' più spaziosa rispetto a prima, e quindi insomma una novità è che siamo tornati là. E, e poi la cosa sempre più eh, nuova diciamo, eh, del, della realtà del meeting è il suo, il suo tema, perché ogni anno questo incontro di giovani anime che vengono da tutto il sud del nostro paese avviene attorno ad un tema, ad un contenuto. Eh, Quest'anno il tema è dove... Grafica dei destini. Cosa significa? Significa che la vita uh, umana è inevitabilmente, indiscutibilmente legata a dei luoghi, uh, a dei luoghi che ci danno l'origine, a dei luoghi che scopriamo durante la nostra vita, a dei luoghi che impariamo ad amare, a trasformare a volte e che a loro volta... I, ci trasformano perché eh, gli uomini che abitano un luogo ne diventano veri protagonisti, veri abitanti, veri cittadini nella misura in cui eh, lasciano che questo luogo li accolga, li trasformi, li, li riempia in qualche maniera di quelle che sono le sue sostanze, la sua vita. Eh, Quest'anno, il, il Meeting del Mare ha anche un altro soggetto organizzatore perché, dopo 20 anni di scavo, potremmo dire di indagine e di ricerca, eh, nasce la fondazione Meeting del Mare, una cosa che io avevo in mente da molto tempo. Per la necessità, come si può ben capire, di avere un soggetto più forte, più autorevole, con un raggio di azione il più ampio e penetrante possibile, dopo 20 anni di associazionismo fatto con tanto amore, con tanto entusiasmo da parte di tanti ragazzi, abbiamo una nuova istituzione. Nata appena a febbraio, ma già in piena attività, che si chiama Fondazione Meeting del Mare CREA e quest'acronimo significa cultura, religioni e arte, perché il meeting del mare da sempre è cultura e spirito del popolo e spiritualità. Ricerca dell'assoluto, ricerca dell'infinito, e arte come veicolo di eh, espressione di tutte queste cose che eh, abitano, che nascono in una cultura e in una, in una vita religiosa. Ecco, um, dall'associazione alla fondazione, che cosa cambierà sostanzialmente Don Gianni? Poi conosceremo insomma, anche i ragazzi che sono al suo fianco che un po' rappresentano la fondazione Meeting del Mare. Ma cambia innanzitutto la, la struttura ossea, cioè, da un po' di anni stiamo dicendo che il meeting è diventato maggiorenne, no? abbiamo fatto la grande festa dei 18 anni. Sì, eh, la maggioretà richiede che eh, uno incominci ad avere anche. Uh, un'altra un un struttura, un'altra anima e di conseguenza anche altre sembianze. Uh, il meeting rimane sempre un grande evento di giovani, uh, tuttavia il meeting, così come già uh, accaduto l'anno scorso, sempre di più diventa una grande organizzazione, sempre più ramificata e radicata nel territorio limitrofo eh, e Camerota è la sua casa, eh, questo è in, fuori discussione, però l'evento ha delle propaggini che si espandono soprattutto a Sapri, ad esempio, che è diventata diciamo, l'altra spiaggia del Meeting del Mare e anche quest'anno sarà così, così come pure la fondazione è un soggetto eh, che eh, metterà in atto una progettualità a 360 gradi su tutti i fronti della cultura del territorio, dell'ambiente, della, eh, della tradizione e soprattutto della innovazione, perché un territorio bello come il nostro ha bisogno di... Eh, eh, energie nuove che siano risorse umane nuove giovani nuovi accanto a me ci sono due care persone che sono da subito diventati eh, protagonisti della fondazione Meeting del Mare che sono Francesco Esposito e Carmen Cagazzo eh, dopo li sentiremo perché sicuramente loro, dal loro dalla loro prospettiva ehm, hanno anche messo a fuoco in maniera più lucida eh, quelli che sono gli scopi e che sono i percorsi, le strade che eh, il soggetto Fondazione Meeting del Mare deve percorrere per perseguire questa importantissima finalità che noi abbiamo messo nello slogan: arte per capire il mondo e arte per la promozione umana. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista è in, insensato, in, insignificante fare musica, fare arte, se non per un obiettivo molto preciso e molto profondo, quello della promozione umana, a partire dalla promozione degli esseri umani che fanno parte delle nostre piccole comunità, alla promozione di tanti esseri umani che si affacciano sul nostro mondo pieni di speranze. Allora, non so se l'abbiamo ricordato, Meeting del Mare dal 1 al 3 giugno, poi ha già ricordato lei l'anteprima a Sapri, poi si ritorna a Sapri, ma torniamo alla fondazione. A Don Gianni non si può dire no, eh? quando Don Gianni chiama necessariamente bisogna rispondere, Don Gianni da sempre ha questa capacità ecco, di coinvolgere i giovani, i ragazzi, che poi, eh, quelli che poi rappresentano l'energia del territorio occidentano. Allora, abbiamo parlato della fondazione, voi qui la rappresentate, eh, fondazione Meeting del Mare CRE. Con quali obiettivi ecco, è stata fondata? Don Gianni diceva nel mese di febbraio, quindi questo appuntamento è un po' come dire, è il vostro momento di, porvi a, di farvi conoscere dal territorio. Sì, allora la Fondazione è un ente territoriale che si occuperà in generale di sviluppo locale, come diceva Don Gianni, sotto la filosofia della promozione umana, e quindi uno sviluppo locale di tipo etico e di tipo morale. Eh, prima di tutto eh, vanno ricercate le eccellenze nel territorio ed è stato fondato un comitato scientifico della fondazione con circa 20 ragazzi, che si muove proprio in tal senso. Eh, bisogna cercare le eccellenze, bisogna formare le eccellenze prima di parlare di sviluppo. Quindi, una volta formate, eh, bisogna costruire una rete. Solo dopo si può parlare di sviluppo locale. In questo senso la, la Fondazione ha già presentato due progetti europei eh, che riguardano la formazione eh, in attesa ancora di valutazione, uno tramite la Regione Campania, un Fondo Sociale Europeo e un altro un Horizon 2020 in collaborazione con l'Università di Trento e in partnership con altre 14 casi di studio in tutta Europa. Quindi ci stiamo muovendo in tal senso, siamo appena nati, abbiamo già presentato due progetti, ne presenteremo ancora altri che sono già pronti eh, e quindi insomma. Si Sicuramente sentirete parlare in futuro della nostra fondazione. Quindi come diceva Don Gianni, un momento di crescita per il meeting del mare. La fondazione sicuramente focalizzerà l'attenzione sull'evento sul meeting del mare, ma come anticipava prima il tuo collega ci sono tante altre progettualità proprio mirate anche al coinvolgimento di altri ragazzi e per offrire loro ecco, delle possibilità concrete di realizzarsi qui sul territorio. Sì, ehm, come diceva appunto Francesco, eh, la fondazione è composta da un comitato scientifico eh, che è molto eterogeneo al suo interno e siamo tutti giovani con diverse inclinazioni e background, però abbiamo lo stesso obiettivo che è quello appunto anticipato da Don Gianni, che è la promozione culturale, umana e sociale del territorio. E, diciamo che noi vogliamo collaborare con tutti gli enti che possono mh, aiutarci, quindi istituzioni, ehm, diciamo istituti di ricerca, eh, enti accademici e tutte le, mh, tutte le forme, insomma anche le categorie sociali ed economiche per appunto avviare delle strategie comuni di sviluppo. E, mh, viviamo in un territorio in cui mancano molti servizi e infrastrutture, però mh, lo sviluppo di un territorio dipende anche appunto dalla crescita delle persone, delle, uh, della valorizzazione delle inclinazioni delle, di ogni individuo e quindi proprio per questo i primi progetti sono mirati alla, um, allo sviluppo di processi di formazione e vogliamo anche supportare lo sviluppo di nuove professioni legate sempre appunto all'identità locale e alla nostra vocazione territoriale e um, noi abbiamo appunto notato che c'è un forte senso di, uh, di abbandono e di sfiducia a livello locale, e quindi il nostro obiettivo è quello di convertire questa, questo sentimento in entusiasmo, in empowerment e in, um, in una visione futura condivisa della, della nostra comunità. Don Gianni, complimenti. Eh. Ascoltando questi ragazzi, si percepisce questo ulteriore momento di crescita del meeting del MARE. Il meeting l'ha sempre fatto dalla prima edizione: ecco, si è proposto come un evento che ehm, dovesse arricchire in qualche modo ogni singolo ragazzo che è arrivato qui a Marina di Camerota. Nel corso di questi 21 anni ne sono arrivati davvero tanti, tanti. Però, ascoltando questi ragazzi, eh, sentirli parlare della fondazione si avverte davvero un ulteriore momento di crescita. Sembrava impossibile, invece, eh, è reale questa nuova occasione che il meeting del mare offre al territorio. Assolutamente sì, realissima perché un evento culturale di musica di spettacolo non è solamente un momento di diversivo, un momento di ricreativo, è un grande momento di rigenerazione sociale. Gli esseri umani da sempre hanno bisogno di entrare in contatto con gli elementi dello spirito e della creatività per potersi eh, eh, proiettare verso cose nuove, per poter avere uno stimolo e poter crescere. Poi la cosa più interessante che questi giovani Pur essendosi formati in eh, palestre, il Meeting del Mare è una grande palestra di formazione voglio dire, però è evidente che questi giovani hanno studiato, insomma, non al Meeting del Mare, hanno studiato altrove in giro per l'Italia e hanno studiato tanto, e hanno studiato molto bene, conseguendo risultati eccellenti e per questi giovani sarebbe stato facile, ad esempio, eh, trovare eh, una collocazione in uno spazio eh, di ricerca in, una, in, in un ambito accademico. Invece decidono in maniera sorprendente, coraggiosa e eh, meravigliosa di fare ritorno a casa loro, dove il meeting del mare nasce perché il meeting è un evento locale, è un evento di questi luoghi che serve a esaltare la bellezza, la carica umana della gente di questi luoghi dell'estremo sud della Campania e, e dell'estrema periferia della Campania, perché i centri da noi sono lontanissimi. E questi giovani decidono di restare qui, di stare nel loro paese, di investire a casa loro, di mettere a disposizione la loro straordinaria formazione umana e culturale, a disposizione eh, di, dei, del, del meeting del mare, a disposizione di tutto ciò che accade qui, in queste terre, tra virgolette, per molti concepite come terre di abbandono e che invece questi giovani eh, riscoprono come terre di nuove risorse assolutamente preziose e importantissime Beh, Intanto ci godiamo questa tre giorni, è tutto pronto, lo dicevo dinanzi a noi c'è il palco, ecco, stanno allestendo già il palco, il tuo nome? Gianluca eh, Gianluca, tu fai parte un po' dell'organizzazione di questa edizione del Meeting del Mardo Gianni lo ricordavo? si sei un po' formato dietro le quinte e poi sei diventato parte attiva dell'organizzazione, siamo pronti per questa tre giorni? Uh, sì, uh, siamo pronti per questa tre giorni che come abbiamo già detto prima vedrà tre artisti molto importanti. Eccoli, uh, insieme a te? Uh, certo, uh, la prima sera uh, sul palco del meeting sarà presente Bombino, la seconda sera Fabrizio Moro e l'ultima sera il, lo spettacolo uh, teatrale di Henry De Luca con l'accompagnamento musicale del canzoniere grecanico Salentino. E durante questi tre giorni eh, si esibiranno altre band, eh, band selezionate direttamente dal gruppo del meeting eh, che saranno circa 30-31 se, se non erro. E eh, durante il, il giorno prima dell'inizio eh, in realtà il meeting inizia il 30, inizia il 30 con la presentazione della fondazione. Um, il 31 ci sarà il contest musicale del, tenuto dalla Gem Camp proprio su questa su questa terrazza e, e durante appunto questa, uh, questo contest altre, uh, altre band avranno la possibilità di esibirsi e uh, le cinque verranno premiate uh, con l'inserimento diciamo durante i tre giorni del meeting uh, per un'esibizione sul palco del meeting. A casa poi scrivevi i tuoi racconti, sacrificavi i tuoi bacciani, vanni curva su di un meno pro la pelle. In tappelle andrò di New York a lavorare, da americana a bere, ti assicuro che lo faccio, ma se non è un vado al parco, ecco David Foster Wallace. è lo sguardo maschile, persino soprattutto in un liceo del centro. Se marino mi camerota e tutti chi li che stanno troppo belli Vincol regre stanno sento come sono Bo, boh bo Next means in my eye Oh, 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 Come dice frate Per tutti chi che vogliono fa rivoluziona Pa tutti quelli che vogliono raggiungere questa situazione a voi la rivoluzione come riuscire a fare oh yeah, vuoi oh che yeah. vuoi che Bene o male abbiamo ancora tempo per cambiare Meno male perché voglio esagerare, io voglio fare. E mentre vi proponevamo qualche ricordo del Meeting del Mare ci ha sorpreso un po' di pioggia, ci siamo ecco, spostati, doveroso quindi ringraziare anche chi ci ospita ora, cos'entri noi il fornaio, abbiamo lasciato il bar Vittorio, ma siamo sempre a Marina di Camerota per presentarvi la ventunesima edizione del uh, Meeting del Mare. Parlavamo dei gruppi emergenti, ecco, uh, ti uh, chiedevo, ogni anno c'è sempre dietro un bel lavoro per selezionare i gruppi che poi uh, sono di fatto protagonisti della Tre Giorni. Anche non è stato facile, ma una selezione è stata doveroso farla. Sì, eh, ogni anno sono diverse centinaia i gruppi che inviano eh, i propri lavori al, al meeting, e come abbiamo già detto prima, soltanto mh, una cinquantina, comunque poco meno di una cinquantina, vengono selezionate. Uh, questo perché in realtà noi a malincuore uh, se, um, facciamo un piccolo, una piccola selezione di queste band uh, perché sono tutti molto bravi ovviamente, e, però noi diciamo, cerchiamo di, mh, di scegliere uh, quelli che in un modo o nell'altro ci, um, ci colpiscono di più um, e quindi ogni anno viene fatto, questo, viene fatto questo setaccio tra le band e vengono scelte quelle che... Ci Qui con noi questa sera c'è una valida rappresentanza dei gruppi che saliranno sul palco dal 1 al 3 giugno, sono uh, del Golfo di Policastro, precisamente arrivano da Sapri, parliamo degli infelici, direttamente da casa Sanremo dove sono stati i gran protagonisti, di loro parlano piuttosto bene gli esperti e non, saranno ecco, tra i gruppi che saliranno sul palco, ce li vuoi presentare? Eh, innanzitutto, oltre che essere dei grandi artisti, sotto, un sotto il punto di vista musicale, sono anche dei miei grandi amici, quindi sono, sono grandi amici. E, sono <ride> Un po' di emozione, eh? Sono... allora, degli amici non, riesce a... non si riesce a parlare nel bene e nel male, don Gianni, li presentiamo insieme questi ragazzi? Sì, io preferisco che si presentino da soli, anche perché devo dire la verità, si stanno presentando molto bene. Vedi la pioggia, come insiste, eh? Eh, ci dà ragione, si stanno presentando molto bene perché stanno viaggiando molto si stanno proponendo e manifestano eh, quella, quella tipicità diciamo, di, di comportamento che fa parte e eh, che è una cosa che colpisce proprio mh, profondamente e eh, che fa parte proprio di chi cerca di emergere. No? Il meeting nasce da e per i musicisti emergenti. Eh, e quindi abbiamo un rapporto privilegiato con questi giovani che cercano di venire fuori da quel sottobosco dove sono ignorati perché se non emergono vuol dire che sono ignorati, È essere ignorati rispetto a quello che eh, ricerchiamo, studiamo produciamo artisticamente è una storia infelice potremmo dire quindi così introduciamo loro che si chiamano gli infelici ero molto diffidente su questo nome ma un musicista bravo e anche un po' avanti diciamo nelle, nelle cose della musica mi disse no guarda ti stai sbagliando è un nome che funziona molto e poi dopo mi sono fatto capace sul fatto che probabilmente un po' questa inquietudine no? adolescenziale facilmente potrebbe rispecchiarsi nel nome di questi ragazzi. Gli infelici, Federico Cipro è il cantante, ce li presenta. Allora Federico, ti posso fermare prima di insomma, ascoltarti eh, qui dal vivo. Vogliamo ascoltare apprezzare insieme al nostro pubblico la vostra musica. Noi mandiamo una clip. Eh, cosa ci proponete? Francesca, un brano estratto dal nostro ultimo album, cioè il primo album che okay. si chiama Dopo lavoro ferroviario che allora, uscirà... Ascoltiamo Francesca, poi ritorniamo qui. Francesca mi ricordo quando correvi con quegli aeroplani, il mondo intorno a te era grande, ma ti chiudevi in quel muro di cartone. Francesca mi ricordo quanti che calci dati ad un pallone, il vento tra i capelli e la bella stagione, e tu, i tuoi viaggi con tua mano. Padre e la stessa canzone in estate. 406 chilometri dal mare, gli stessi percorsi anche a Natale. Francesca, mi ricordo quando scappavi da quegli aeroplani. Hai deciso di girare il mondo, ma mi parli ancora di, di Francesca e dei suoi ricordi, e delle corse in mezzo al nulla, di quella cicatrice che non andrà mai via i tuoi viaggi con tua madre, con tuo padre, è la stessa canzone. Estate, 406 chilometri dal mare, gli stessi percorsi anche a Natale. Don Gianni, mentre la pioggia continua a cadere in maniera insistente, lasciamola cadere. Mi sono contento, eh. lasciamola sono cadere. contento per due motivi. Innanzitutto perché. Piove adesso, così scarica come dicono gli anziani e faremo un meeting. Secondo le previsioni dovrebbe essere bellissimo il tempo. Ma io insomma sono scaramantico, siccome ogni anno un po' di pioggia al meeting ci deve essere, ma è acqua benedetta e quindi insomma siamo contenti che ci sia. Ma sono contento anche per un altro motivo, perché sono amante della campagna dell e dell'agricoltura e c'è bisogno di acqua. Allora torniamo a Francesca. Uh, sicuramente ecco, la riproporrete durante questi tre giorni, sappiamo che arrivate da casa Sanremo, sarete qui al meeting del mare, però raccontateci di voi, vogliamo conoscervi ulteriormente. Beh, allora gli infelici nascono a Sabri circa due anni fa. Abbiamo una formazione composta da basso, due chitarre, batteria e voce. Abbiamo, alla voce sarei io Federico Cipro, al basso Franco Amato, alla batteria Davide Magurno. E alla chitarra Domenico Anastasio ed Emanuele Lovisi. Eh, come ho già detto prima, abbiamo, abbiamo prodotto un album che uscirà a giugno, chiamato Dopolavoro Ferroviario, poi insomma, ci sarà un booklet che spiegherà, spiegherà il motivo di questo nome. Eh, per noi è un grandissimo onore partecipare al Meeting del Mare perché è sempre stata un'istituzione come dire basta pensare solo che ehm, io avendo 19 anni si può dire è più vecchio di me il meeting quindi ce l'ho sempre avuto in mente c'è sempre stato un pallino è sempre stato bellissimo solo pensare di magari partecipare un giorno a questo evento ringrazio don Gianni ringrazio tutti gli organizzatori a nome del gruppo e non vedo l'ora di divertirmi Grazie mille a tutti. Queste belle parole, non vedo l'ora di divertirmi perché alla fine il mare deve eh, regalare anche eh, questo momento di sano divertimento. Lei qualche giorno fa su un post che ha pubblicato sulla pagina di Facebook ha rivolto diversi messaggi e ai giovani e a qualche eh, come dire, eh, fedelissimo del meeting che attraversa un momento un po' anche di critica. Allora Don Gianni, eh, perché questa eh, esigenza di esternare un suo pensiero nei confronti eh, di chi forse in questo momento non conosce? condividi appieno l'organizzazione del meeting? Ma più che non condividere l'organizzazione, eh, c'è una fetta di pubblico un po' diciamo rigida e eh, ferma su certe posizioni artistiche, di gusto artistico diciamo, che non riesce a interpretare soprattutto l'ampliamento e l'evoluzione di questo gusto e di questa tendenza. Tra l'altro non possiamo trascurare che il meeting ha 21 anni di storia e che il pubblico di 20 anni fa o anche di 15 anni fa oggi è un pubblico di persone mature e in parte noi con l'evento vogliamo anche andare incontro alle esigenze di questo pubblico cresciuto, maturato. In parte ci ritroviamo con delle persone che sono rimaste eh, così eh, rigorosamente ancorate agli affetti antichi. Il mondo cambia, la musica cambia e prima parlavate di divertimento. Per me il divertimento è una dimensione molto importante, proprio dello spirito umano, della socialità. C'è un divertimento fatto di evasione e di pura evasione. Secondo me c'è un divertimento fatto di concentrazione. Il meeting è un evento che in qualche maniera porta alla concentrazione, perché le proposte artistiche sono proposte di contenuti molto forti. E poi, soprattutto, c'è un fatto: quello che io ho scritto in questo post su Facebook, per rispondere a quelli che in modo inclemente, anche un po' maleducato, ehm, commentano certe scelte artistiche dicendo. Ma che scandalo, ma non vi vergognate, ma, insomma, ma di cosa dovremmo vergognarci? Cioè io rido di, di tutto ciò perché è vero che Facebook ormai è diventata una grande piazza dove tutti parlano, anche quelli che insomma, non sanno co cosa dicono, però è vero anche che eh, prima di giudicare dovremmo metterci in questa prospettiva, in quale? Quella del meeting del mare, che è un evento che si diverte, sta bene. Io mi diverto, sto bene, tutta l'organizzazione si diverte e sta bene quando vediamo gli altri divertirsi. Se pretendiamo da un evento che ci dia sempre e solo quello che è di nostro gradimento e che fa parte rigorosamente del nostro gusto esclusivo, questa è una pretesa sciocca, insensata, insomma, eh, non vi nasconto che tante volte al meeting gli ospiti musicali non erano di mio gradimento. Tuttavia, io li ho accolti volentieri e mi sono molto divertito nel vedere migliaia di persone che erano felici di sentire quelle cose. Eh, ciò detto, concludo affermando in maniera molto, molto appassionata che il meeting del mare ha anche una, un suo scopo, una sua visione è quello anche di educare un po' il pubblico uh, a certe cose io mi vanto del fatto che al Meeting del Mare abbiamo sempre portato artisti della primissima ora cioè artisti che li abbiamo sorpresi nel loro apparire proprio eh, ricordo Caparezza è venuto due volte al Meeting, la prima volta non lo, non lo conosceva nessuno e insomma eh, nel giro di poche settimane dall'evento è diventato famosissimo Mannarino, eh, la Banda Bardot l'anno scorso Calcutta, ma me ne vengono in mente tanti altri insomma, che vorrei citare. Eh, però, insomma, il meeting è un evento anche di promozione delle cose. A me fa piacere che al meeting si venga e si possano eh, conoscere delle cose che altrove non si ha la possibilità di conoscere. Il senso di questo evento è proprio questo, insomma, anche eh, far scoprire delle pagine di musica, di arte e di cultura. Oltre al fatto che lo spettacolo è fatto da decine e decine di band emergenti che, come dicevate prima, passano da una selezione, arrivano sul palco dell'evento e sono un grande spettacolo. Perché questi ragazzi hanno delle cose straordinariamente belle e interessantissime da dire cerchiamo di affezionarci anche alle cose un po' meno famose, eh, quelli che sono schiavi eh, della musica della radio, della musica della televisione e eh, sono schiavi in tutti i sensi. Eh, io direi facciamo in modo che il meeting invece sia una risorsa di musica dal vivo eh, perché è importante questa dimensione dell'essere vivi mentre sentiamo la musica, perché troppe cose accadono in luoghi che sono morti, eh, bisogna ritrovare il senso e la bellezza degli eventi dal vivo. Io ad esempio conosco questi ragazzi che sono i protagonisti degli infelici da molto tempo, qualcuno potrebbe dire, ma magari sono dei privilegiati perché no, eh, sono delle persone che mi hanno sorpreso, anzi io fino a qualche settimana fa insomma non li sottovalutavo, ma non ero arrivato a dare a loro il valore che attribuisco a questa band adesso. Non vedo l'ora di vederli sul palco del meeting, perché poi un contesto come quello del meeting esalterà quello che questi ragazzi hanno creato in questi ultimi mesi della loro storia e vi dirò, sono cose che fanno emozionare molto. La longevità del meeting in 21 anni la dice tutta, Don Gianni. Io sfido davvero a trovare sul territorio cilentano un altro evento che è riuscito a superare la ventesima edizione. Questa la dice tutta anche sulla serietà dell'organizzazione, sull'attenzione che c'è ogni anno nel ricercare, come diceva lei, momenti sicuramente non scontati. Ecco perché voglio dire, se il meeting proponesse solo momenti di spettacolo scontati, insomma, che. Eh, ecco, tu, infatti. infatti le cose scontate. Non sarebbe saranno... il meeting del mare, non sarebbe il meeting del mare di Don Gianni Citro questo è poco ma sicuro allora grazie Don Gianni per questo primo momento di ospitalità intanto ecco ha smesso anche di piovere abbiamo finito noi e ha smesso anche di piovere ringrazio insomma tutti i ragazzi che ci hanno fatto um, compagnia non ci resta davvero che darvi appuntamento e invitarvi tutti a Marina di Camerota per il meeting dal primo al 3 giugno però come ricordavamo il meeting inizia anche qualche giorno prima con la presentazione della fondazione il 30 presentazione qui, qui sotto il 30, il 30 maggio alle ore 21 ci sarà una cerimonia solenne ufficiale di presentazione della Fondazione Meeting del Mare con la partecipazione di molti cori, eh, un grande coro eh, che farà i Carmina Burana, eh, diversi interventi, un'orchestra, insomma ci sarà questa cerimonia, questa liturgia di presentazione. Eh, poi il 31 il Gem Camp e 1, 2, 3 l'evento. L'evento Meeting del Mare, L'ONG 21 anni, ma noi, noi siamo, crediamo nella vita eterna, quindi insomma 21 anni non sono niente. È ancora una creatura piccolina. Allora ci fermiamo qui, grazie, vi aspettiamo a Marina di Camerota. Arrivederci.